Un decreto che arriva giusto in tempo per definirlo un regalo di Natale? Non c'è dubbio, credo che sia veramente il più bel regalo di Natale che questa amministrazione potesse fare alla città e ai cittadini. È un decreto che arriva a suggello di 4 anni di tribolazioni, 4 anni di lavoro, di preoccupazione, di caparbietà, perché a testa bassa abbiamo seguito nel corso di questi anni il percorso di risanamento della città e oggi questo decreto ministeriale mette la parola fine e dice quali sono le misure di risanamento per la città. Quindi ci pone in una nuova logica e alle amministrazioni che verranno sarà riconsegnato un bilancio interamente risanato, con tutto quello che naturalmente ne consegue da questo punto di vista. E io sento il preciso dovere di ringraziare innanzitutto la coalizione, la maggioranza, i consiglieri che mi hanno sostenuta, che hanno sostenuto questa scelta, perché oggi ragioniamo di un decreto ministeriale che sostanzialmente mette la parola fine ad una condizione di pericolo, ma non era scontato, perché oggi avremmo potuto essere qui a ragionare di altro. E quindi la mia gratitudine, non c'è dubbio, innanzitutto alla coalizione, alla maggioranza che ci ha sostenuto, la mia gratitudine all'onorevole Mangialavori che ci ha seguito e ci ha accompagnato sin dal primo momento per mano in tutti i ministeri e in tutte le stanze per arrivare a questo risultato, la mia gratitudine all'onorevole Mangialavori soprattutto per aver voluto credere in questa amministrazione, perché chiaramente la responsabilità politica che c'è dietro atti di questo genere è veramente molto pesante e qui si è giocata la faccia di tutti, non soltanto la faccia di Maria Limardo, ma si è giocata la faccia di tutti e si è corso un rischio enorme. Possiamo dire non aggiungere il mio sentito grazie a chi firma questo decreto. Questo decreto è firmato dal sottosegretario Vandaferro che ci ha seguito presso il Ministero degli Interni, che è la presidente della COSFEL e che ha insieme a noi lavorato per il raggiungimento di questo risultato. Possiamo dire che da questo momento in Italia esiste un modello VIBO? Non c'è dubbio, è proprio per portare il significato di questo modello VIBO da seguire, siamo stati già invitati per il 25 gennaio a Roma nella conferenza nazionale della finanza locale per riferire di questo percorso assolutamente virtuoso. La città di Vibo Valentia non è solo la prima, ma è l'unica fino ad ora ad aver attivato delle misure straordinarie, è l'unica fino ad ora ad aver ottenuto questo decreto ministeriale e proprio per questo siamo stati chiamati a esporre il percorso che abbiamo seguito durante questi 4 anni. I benefici sono senza dubbio in termini di progettazione e di programmazione, soprattutto per i futuri anni. Io voglio ricordare che una recente indagine ha sottolineato che il 63% dei giovani ritengono che nei prossimi 5 anni la qualità della loro vita nella città di Vibo Valentia migliorerà. Non c'è dubbio che migliorerà anche e soprattutto grazie a questo bilancio interamente risanato, perché questo bilancio risanato consentirà di fare programmazione, di fare progettazione, di ridare alla città quella condizione di normalità per la quale ci siamo candidati e che oggi conseguiamo. Credo che oggi si consegua il risultato più importante della coalizione percorso amministrativo di questa città. Oggi è senza dubbio il risultato più importante di questa attività amministrativa di questi 5 anni di mandato.